Nemmeno il tempo di gioire per l'entrata in funzione del MOSE, Venezia è ripiombata di nuovo nella crisi economica e turistica conseguenza dell'emergenza sanitaria. Il momento è drammatico, dice il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, che con la schiettezza che lo contraddistingue non usa mezzi giri di parole. È un passaggio drammatico perché la immagine che abbiamo avuto da ieri di Venezia, e in particolare della piazza di San Marco, ci ha riempiti di tristezza perché siamo a dover constatare che le cose non si stanno velocemente aggiustando. Il primo pensiero di vicinanza di Tesserin va ai dipendenti della procuratoria, costretti di nuovo alla cassa integrazione dopo la chiusura delle visite guidate alla Basilica di San Marco e al Campanile, al pari di tutte le realtà museali decise dal decreto nazionale. Chiediamo ai nostri collaboratori, in particolare a tutti i nostri dipendenti che hanno dovuto essere riposti in cassa integrazione, che contiamo che questa situazione si risolva molto presto. Un appello a tutti i veneziani. Ai veneziani facciamo una raccomandazione forte che Venezia deve imparare dai suoi antenati che quando succedevano queste situazioni sapevano rispondere con intelligenza e determinazione. È il compito che ci viene affidato e a questo contiamo di poter fare riferimento per noi, per la realtà di Venezia e per tutto questo che può rappresentare per il mondo. Il mondo deve sapere che Venezia c'era, c'è e rimarrà.